Bene ragazzi, bentornati, benvenuti per chi non mi conosce, io sono Pietro Ranieri, il vostro recensore di tutto. Finalmente sono riuscito a recuperare un vecchio progetto di blog che avevo aperto ai tempi dell'università e che avevo lasciato lì a marcire, che è questo che vedete qui, Ready Player One su Medium, una piattaforma con la quale io personalmente mi trovo benissimo e che mi consente finalmente di avere un po' di indipendenza per quello che riguarda tutte le mie recensioni, ma non solo le mie recensioni, anche i miei pensieri, il mio flusso di coscienza per tutto quello che riguarda nerderia e company. Ma ho pensato anche di proporvi una tipologia di contenuti completamente nuova e completamente diversa, soprattutto perché recentemente ho fatto degli acquisti da un punto di vista tecnologico per il lavoro e per la mia professione, insomma, che mi occorrevano, e mi sono accorto che quando ho cercato su YouTube delle informazioni per quegli acquisti specifici che mi servivano, non ho trovato quasi nulla in italiano. Quindi mi sono reso conto che forse poteva essere un vantaggio anche per me e un servizio in più che si poteva offrire alle persone che frequentano YouTube, trovare appunto dei contenuti che riguardassero l'acquisto che io volevo fare. E l'acquisto in questione è questo, il Logitech Kion. Non so se l'avete mai sentito nominare, ma è praticamente una versione economica della Apple Pencil. Recentemente ho comprato l'iPad 2018, il famigerato iPad 6, insomma, il modello economico, quello che era stato venduto e viene tuttora venduto da Apple come il modello economico della sua linea, e mi sono reso conto che per poterlo sfruttare appieno delle sue potenzialità, comunque mi occorrevano tutta una serie di accessori, tra cui anche un pencil attivo. Insomma, un oggetto che mi consente di svolgere il mio lavoro senza alcun tipo di taccuino, nonostante il fascino della carta non si batta, e che quindi rappresenta una scelta anche ecologica e conveniente da un punto di vista di tempo, per i motivi che tra poco vi farò vedere direttamente nella mia review e unboxing. Bene ragazzi, eccoci qui di fronte al nostro Logitech Kion. Questo è il pacco che ci arriva direttamente nel mio caso da Amazon, ma l'oggetto è tranquillamente acquistabile anche sul sito ufficiale, dove viene 71 euro, quindi comunque un prezzo più basso rispetto a quello con cui troveremmo un Apple Pen, ma come vi dicevo anche nell'introduzione, su Amazon si trova tranquillamente anche al di sotto dei 60 euro. Ho visto proprio oggi il link ad un'offerta dove il Kion era acquistabile a 51 euro, quindi parliamo della metà del prezzo a cui viene venduto un Apple Pen. Che cosa ci troviamo davanti? La confezione è molto elegante, devo dire, è molto bella, in pieno stile di quello che è anche Apple, se vogliamo, non essendo un prodotto Apple, non abbiamo lo stesso packaging, però questo crayon, la caratteristica di questo crayon è quella di essere approvato proprio dall'azienda di Cupertino, cioè dall'Apple, e utilizza quindi lo stesso chip della Apple Pen. Infatti, quando viene accoppiata all'iPad, l'iPad la riconosce come se fosse un Apple Pen. E questo ci consente di avere un risultato molto più preciso quando andiamo ad utilizzarla e di ottenere una resa sul disegno che è molto simile a quella dell'Apple Pen vera. Per cui apriamo la scatola e vediamo che cosa ci aspetta dentro. In realtà il packaging è molto molto semplice, non c'è niente di particolare, la scatola è di cartone tranquillissima e c'è questa specie di plastica polistirolo espanso, non so come definirlo, insomma, morbido e molto protettivo, all'interno del quale troviamo la nostra Logitech Crayon, ottimamente alloggiata. Eccola qua. Alluminio satinato, tra l'altro, molto molto bella, con questi inserti di gomma arancione che potrebbero sembrare un pugno in un occhio, ma in realtà hanno un loro senso ben preciso perché la Logitech Crayon è stata pensata inizialmente come strumento didattico, per cui doveva essere utilizzata nelle scuole insieme agli iPad, appunto, quelli come dicevo prima, la versione economica. A prova di bambino, letteralmente a prova di bambino. Se vedete qui, la punta è similissima a quella di una Apple Pen, anzi, credo sia praticamente la stessa, ma è alloggiata in questo
pezzo di plastica di gomma morbida arancione che ne protegge la parte terminale, la parte di innesto. Se vedete qui, non so se si vede bene dalla fotocamera, perdonate ma ho un'illuminazione pessima, c'è un buchino proprio qui e ce n'è uno parallelo dall'altro lato. Attraverso questi buchini, con uno strumento particolare che credo si possono anche utilizzare, non so se avete presente quei pin per aprire i vani delle SIM dei cellulari, se ne usano due, si infilano nei due buchetti, tac, e questo si sgancia e ci permette di sostituire il pennino nel caso in cui dovesse rompersi. Da quest'altro lato troviamo il pulsante d'accensione, che è questo, molto semplice, si preme e si accende, come vedete si accende il LED verde. Questo LED indica che la penna è in funzione, non ci sono altri indicatori. Molto banalmente questo ci indica anche il livello della carica: quando è verde la penna è carica, quando rossa siamo sotto il 10% di carica, quando invece è rosso lampeggiante arriviamo sotto al 5%. La penna funziona automaticamente, basta accenderla e già è pronta per l'utilizzo sull'iPad, non c'è bisogno di accoppiarla in alcun modo. Questa anche è una sorta di magia, l'ho vista definita come una magia in altri video review, in altre video recensioni. In realtà la tecnologia è wireless, quindi non è niente di magico, molto banalmente il chip è lo stesso dell'Apple Pen, non c'è bisogno di accoppiamento, non c'è bisogno di Bluetooth acceso, semplicemente si accende la penna e funziona. Qui sopra, dentro questa protezione di gomma, troviamo l'allocazione per il dock di ricarica, il buchino per inserire il cavo di ricarica. Cavo di ricarica che non c'è all'interno della confezione, perché questa confezione, oltre alla penna che già vi ho mostrato, contiene solamente, se apriamo qui, contiene solamente carte, manuali d'utilizzo, niente di particolare, non c'è davvero nient'altro, semplicemente questo sembra una sorta di albo da colorare per bambini, probabilmente perché ricalca quel fatto didattico che vi dicevo prima. Dentro ci sono anche le condizioni di utilizzo nello stesso vano, ma davvero non c'è nient'altro. Per quale motivo? Perché, come vi dicevo prima, la penna si ricarica attraverso il buchino, il famigerato buchino di qui sopra, si carica semplicemente attraverso cavo Lightning che io ho qui. È il cavo dell'iPad, molto banalmente lo stesso cavo che si utilizza per la ricarica dell'iPad, si inserisce nel buco apposito e vedete che la penna si sta caricando, lampeggia, quindi vuol dire che è sotto carica. Quando il LED sarà verde fisso vuol dire che la carica è completata. Ci vogliono 90 secondi, se non sbaglio, 90 secondi di ricarica per circa mezz'ora d'utilizzo. La penna ha un'autonomia di 7-8 ore, dipende poi dall'utilizzo che ne facciamo, e si spegne da sola automaticamente dopo 120 secondi in cui è tenuta lontano, in cui non viene utilizzata, è tenuta lontano dall'iPad. Questo ovviamente rende la questione molto semplice, cioè, come dice anche il sito della stessa Logitech, se sapete usare una matita, sapete usare anche questo Kion. A questo punto veniamo alla parte più interessante del video, secondo me, che è come si comporta questo Logitech Kion sul iPad 6 2018, l'unico modello con cui questo oggetto è compatibile. Anche tenerlo tra le dita, la sensazione è splendida, è quello di... ha questa forma che ricorda la matita dei carpentieri, il che è fatto apposta perché succede questo, cioè se io la lascio molto banalmente, la lascio cadere, vedete, si tranquillamente si rimette dritta, e a differenza della Apple Pen, che invece è cilindrica, e poggiarla semplicemente, uno sta lavorando, poggiandola lascia cadere. Anche in questo caso, per esempio, ho fatto finta che mi cadesse, e si è semplicemente poggiata dolcemente, anche abbastanza, sulla scrivania senza cadere sotto. L'Apple Pen sarebbe caduta perché è cilindrica, questa con questa forma molto molto bella, tra l'altro è davvero piacevole sia al tatto che alla vista, è fatta apposta per essere, con quella filosofia che dicevo prima, per essere incline all'utilizzo per i bambini, per non cadere, per non rompersi. Ma vi assicuro che
anche la leggerezza dello strumento da tenere tra le dita è davvero piacevole, sembra proprio una matita classica, una normalissima matita. Il peso è quello, non è pesante, è da maneggiare, è davvero 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 fantastica. Downside: è compatibile solo con il modello di Apple di iPad 2018, a differenza della Apple Pencil, che invece è compatibile con qualsiasi altro modello di iPad. Uno che utilizza più strumenti, magari anche un iPad Pro, potrebbe pensare di dirmi: guarda, mi conviene invece comprare la Apple Pencil, magari la Apple Pencil 2, quella, il modello più nuovo, perché la utilizzo su più strumenti, su più supporti e mi serve. Io personalmente ho solo questo e non penso di potermi permettere altri modelli di iPad, per cui questa è più che sufficiente per le mie necessità. Torniamo a noi, come vi dicevo prima, basta cliccare per accenderla, ecco fatto, accesa, è già utilizzabile. Come potete vedere già funziona, senza alcun tipo di problema. Come utilizzo io questa penna? Ci sono ovviamente milioni di modi diversi per utilizzarla. Partiamo da quello più classico, che è il disegno. Vi faccio vedere su Note, per esempio, abbiamo questa, che è un disegno che io ho fatto con mio fratello, che è capace a disegnare rispetto a me, io sono un incompetente, però già su questa... Perdonate, eccoci qua. Però già su questa si può vedere qual è la qualità, insomma, la possibilità, le varie possibilità che ci offre questa penna. Prendiamo per esempio, andiamo qui sotto con i pennelli, questa è Apple Notes, quindi integrata nel nostro iPad. Già qui abbiamo la possibilità di capire come ci troviamo con pennelli diversi. Per esempio, utilizziamo il pennarello classico, che è il tratto normale. Utilizziamo il tratto dell'evidenziatore, che poi, come anche gli altri pennelli, può essere modificato in durezza e in ampiezza. Magari mettiamo la parte più piccola, così si capisce quello che voglio farvi vedere, che è esattamente questo. Eccolo qua. Il tilt, la tecnologia tilt, cioè la possibilità di modificare il nostro tratto in base all'inclinazione della penna, come se fosse una penna vera a tutti gli effetti. Cancelliamo, così facciamo un po' di spazio. Come se fosse una penna vera, vi dicevo, a tutti gli effetti. Se io metto un pennello molto largo, si capisce ancora meglio. Succede questo, come potete, ecco fatto, viene fuori un tratto molto largo se tengo la penna di piatto, e viene fuori un tratto invece più sottile se tengo la penna dritta. Ovviamente non finisce tutto quanto qui, non si esaurisce semplicemente nell'utilizzo dello strumento, della crayon, come una matita. Se io volessi, per esempio, in questo caso utilizzo lo strumento appunto matita, cambio la durezza del pennello, metto un pennello più morbido, utilizzando il pennello morbido posso, non so nemmeno se si vede, posso fare delle linee molto molto sottili, ecco, che potrei in questo caso magari utilizzare per fare, che ne so, una struttura sulla base del quale, è come quando si disegna davvero e si utilizza un tratto leggero per avere una struttura di riferimento, poi sempre con la matita aumento la durezza del tratto, ma in questo caso lo metto al massimo per fare, che ne so, dei riferimenti un po' più definiti, insomma, e poi magari cambio, mi metto il pennarello, la china più pesante, e utilizzo la china più pesante per ripassarlo e fare in questo caso uno schifo, però per far capire che posso utilizzare questo sistema e questa struttura per creare più livelli di disegno, come se stessi utilizzando una matita vera. La matita, tra l'altro, lo strumento matita qui nell'app di Note mi consente di giocare con quel discorso del tilt che vi dicevo prima, quindi se io ho selezionato la matita e faccio una linea dritta, viene una linea dritta, però posso utilizzare la matita di piatto per fare questa ombreggiatura, che ne so, qui sotto, per giocarmela un po'. Vedete, si vede addirittura la grana della matita, come se fosse veramente un pezzo di carta. Quello che non c'è, ovviamente, e questo è un altro downside rispetto alla Apple Pen, è il pressure sensitivity, cioè quello che sostanzialmente nella Apple Pen la rende
quasi indistinguibile da una matita vera, cioè il fatto che se si continua a premere in un punto con la Apple Pen, quel punto sarà sempre più pesante, cosa che con il crayon non esiste, non c'è, però questo non vuol dire che non sia utilizzabile anche per lavori artistici. Ora, io ve l'ho fatto vedere qui su Note, però voglio dire, il discorso si può fare tranquillamente anche su Procreate, però non lo uso perché sarebbe un insulto a chi lo usa davvero per lavoro. Non sono capace, sto ancora imparando e farei solamente una brutta figura. Quello per cui invece serve davvero a me questo strumento è, nel mio caso, io uso Notability. Notability ovviamente è un'app conosciutissima, non ha bisogno di presentazioni. Qui, per esempio, questa è una pagina di note che io ho preso l'altro giorno, ero a un corso dell'ordine dei giornalisti e ho preso queste note l'altro giorno utilizzando Logitech Crayon. Devo dire che la resa è quella di una penna a tutti gli effetti, cioè non c'è davvero la sensazione di differenza. Certo, è logico che se io utilizzo questo crayon sullo schermo dell'iPad sentirò sempre il rumore, no? La sensazione del vetro, della plastica, ma questo non vuol dire che non sia preciso, non vuol dire che non sia anche bello per certi versi. È una scelta tra l'altro ecologica, perché ci consente di risparmiare completamente sulla carta. Se io volessi scrivere qui quello che avevo scritto prima, cioè senza problemi, ciao ragazzi, sono Pietro, la sensazione è davvero quella di una penna. Tra l'altro, questo mi consente anche di farvi vedere un'altra funzionalità di questo Logitech Crayon, che è il palm rejection, cioè io posso tranquillamente poggiare la mano sullo schermo dell'iPad e scrivere e non succede niente. Qui sotto è come se ci fosse della carta. Il Logitech Crayon. Ora ovviamente non andate a guardare la mia scrittura di schifo, però vi fa capire che la velocità di scrittura è esattamente quella di una penna normale, non c'è davvero alcuna differenza. Tra l'altro, Notability per me è molto molto utile, perché mi consente di fare una cosa bellissima, una funzionalità eccezionale. Con il lazzo io seleziono una parte di testo, la seleziono in questo modo e qui sopra clicco, ora non si vedrà, però qui sopra c'è scritto converti in testo, io clicco qui, converti la scrittura a mano. Bellissimo che mi ha rinominato in pietà, però voglio dire, il grosso della dello scritto lo ha preso. Ciao ragazzi, sono Pietà, ciao, sto scrivendo con il, non so perché ha preso l'invio, però Logitech Crayon. Ed è interessante questo discorso, magari se avessi scritto un po' meglio, perché ovviamente dipende da me, la scrittura del cavolo, se avessi scritto un po' meglio queste due parole sbagliate le avrebbe sicuramente prese giuste. E per me fare questo lavoro mi risparmia tantissimo tempo, perché mettiamo che io vado a una conferenza stampa, utilizzo il crayon per prendere appunti velocemente, converto il testo in digitato, e poi faccio copia del testo negli appunti, e questo posso tranquillamente mettermelo in Notes e ritrovarmelo sul Mac senza alcun tipo di problema. Adesso che recentemente ho fatto, diciamo, il passaggio come ecosistema lavorativo a Mac, diventa ancora più facile, cioè è davvero, questo strumento qui è davvero qualcosa che può fare la differenza per chi come me lo utilizza per scrittura, appunti, per studio, non tanto per il disegno. Va bene per divertirsi, va bene per fare qualche disegno, qualche schizzo, così. Per i disegnatori professionisti mi sento ancora di consigliare l'Apple Pen, ma per tutti gli altri questo Logitech Crayon fa davvero il suo lavoro. Bene, così si conclude la mia review unboxing di questo Logitech Crayon.
un oggetto che davvero ha superato le mie aspettative. Finalmente ho trovato una validissima alternativa all'Apple Pencil. Spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia tornato utile, perché davvero è il motivo per cui l'ho fatto, che fosse utile a chi come me cercava delle informazioni più aggiuntive su questo bellissimo oggetto offerto da Logitech. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e magari seguitemi sul mio blog. Io sono Pietro Ranieri, Ready Player One. Ciao!